e abbiamo permesso veramente che Roma finisse su tutti i giornali come la capitale della mafia. Beh, oggi in questa piazza ci sono cittadini che non hanno bisogno di riconoscersi in un simbolo, in una bandiera, ma che sono qui per riconoscersi in un ideale, in un modo di vivere. Questo modo di vivere, signori, si chiama onestà. Ed è sotto questa parola che oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere persone che sotto questa parola si riconoscono e verranno qui su questo palco, a cominciare da una persona che sono onorata di presentare, che molto ha dato alla città di Roma. Signori, Enrico Montesano. Questo funziona. Grazie. Un bacio. Ragazzi, amici, cittadini, anche se non ho qui sul palco un po' di musica, io ce volevo provare, se voi mi accompagnate. Roma bella, Roma mia, ti se vogliono portar via Campidoglio con San Pietro, già lo stanno a contrattare. Qui se vogliono prende tutto, pure l'aria d'oro c'è fresca, ma la fama romanesca la potevo rigala. Ecco, ma insomma era un modo per cominciare per fare gli legamenti, che se vogliono frega tutto questi qua. Allora, io mi posso trattenere poco, mi sarebbe piaciuto rimanere di più, ma sto al Teatro Sistina, e tanto domani finisco, quindi manco mi posso fare pubblicità. E siccome la nostra compagnia non riceve finanziamento pubblico, il pubblico che ha pagato il biglietto c'ha diritto di vedere lo spettacolo. Roma capitale. Ma per me più che una capitale, per loro è una ca trattino pitale, perché ci vengono, ci fanno i loro bisogni e se ne vanno. Sono sempre pronti a sfruttare la zinna di Roma nostra, a mangiare. Cioè loro qui Roma nessuno l'ama, e manco l'Atac. Ogni occasione è buona e per spremere. Mi è venuto in mente un sonetto del grande poeta romano Giuseppe Gioachino Belli, che nel Miserere della Settimana Santa c'è un certo punto che dice: Miserere Deo sicum non magna, e sur magna ce sono stati un'ora. E non è cambiato niente, questi ancora magnano. Ecco perché, avete capito amici, perché le cose cittadini romani, le cose non si fanno, perché che gli frega di una buca a loro? Che gli frega di riparare un lampione? Hanno altro da pensare. Stanno a fare altre cose, gli apparti, gli impicci, gli imbrogli. Non è che svolgono un servizio per la città e per i cittadini. Roma è piena di buche. Vabbè che a Roma si dice mi ha dato buca, ma mica quelli, quelli riparali. L'altro giorno io con un motorino sono cascato in una buca a Piazza Bologna. Sono uscito a Conca d'Oro, ci ho messo meno dalla metropolitana. Poi, capisci, non c'hanno tempo da perdere, nessuno controlla niente. Ma io, per esempio, i mezzi pubblici, ma dove stanno questi mezzi pubblici? Si chiamano mezzi perché sono a metà di quelli che servirebbero, la gente sta un'ora ferma. L'altro giorno io li prendo i mezzi pubblici, non c'ho l'auto privata, anche perché che faccio, la metto in divieto di sosta come Marino. Hai visto Marino? Per un certo momento si è fatto crescere la barba, ma tanti romani lo riconoscevano lo stesso. Mo poi ci voleva i San Pietrini, i Serci, ma lasciacene qualcuno che ci serve. Beh, vi dicevo, ho preso l'autobus, ho fatto il biglietto, sono salito sull'autobus, l'ho infilato nella macchinetta, no? L'ho obliterato, ha fatto trrr. Dopo un po' l'autista si è fermato, ha messo il freno a mano, è sceso, ha messo le quattro frecce, ha chiamato la centrale e dice: che è successo? Si è rotto l'autobus, perché ci ho sentito un rumore che era tanti anni che non sentivo. È vero.
Chi controlla, per esempio? Allora chi paga? Solo i fessi.